Mezz'ora fa? Sì, certo. Vale. Il legato? E lo statuto? No, il progetto Rambaldi. Sempre niente. Però lo citerò, se ho scritto due cose. Sul progetto Rambaldi? Guarda, fa chi? La postizia. Bene, sì, è il mio. Direi che possiamo cominciare. Allora, intanto, buonasera a tutti. È convocata a questo punto ufficialmente la prima riunione del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alto Ferrarese. Abbiamo già detto tante volte che è un momento storico, l'abbiamo detto quando abbiamo firmato lo statuto davanti al notaio, l'abbiamo detto nel momento in cui abbiamo convocato la prima giunta, ma credo che insomma questa sia veramente la sera in cui ufficialmente, insomma, con questo insediamento ufficiale si dà l'avvio all'Unione dei Comuni dell'Alto Ferrarese. Ringrazio le autorità presenti che vedo, ringrazio anche quelli che hanno voluto insomma partecipare e essere presenti oggi. Ho io la parola temporaneamente, per fortuna, alla presidenza di questo Consiglio, perché vi sapete che è stato deciso nello Statuto, dopo una concertazione con i sindaci dell'Associazione Intercomunale dell'Alto Ferrarese, che il Comune di Mirabello fosse sede legale dell'Unione. Come sapete, insomma, abbiamo anche deciso che le nostre riunioni saranno, per quanto riguarda il Consiglio, possono essere anche itineranti nei vari comuni. Abbiamo pensato che, insomma, dopo la formalizzazione del Consiglio sulla fondazione dell'Unione, questo fosse un punto di partenza importante. Quindi, insomma, nonché la sede, insomma, che esprimerà insomma, le nomine da questa sera. Non volevo cominciare chiedendo scusa, però alcune cose le volevo dire. Insomma, in questo momento stiamo facendo riferimento per i lavori di questo Consiglio al regolamento del Comune, che è la sede legale dell'Unione. Quindi facciamo riferimento al regolamento di funzionamento del Consiglio, che è quello del Comune di Mirabello appunto, che è un regolamento pensato per un comune con una popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti, per cui alcune normative, alcune specificazioni, alcune indicazioni lì non sono presenti proprio per disposizioni del TUEL, come tutti insomma sapete. Quindi sarà nostra cura come consiglieri procedere poi nella redazione, nella fase di redazione del regolamento del Consiglio dell'Unione, inserire tutte quelle norme che possiamo già ritenere utili, perché già da questa sera naturalmente prenderemo atto insomma delle necessità, ma che potranno poi essere utili ad affrontare tutti i temi che dovremo affrontare. Io non mi dilungo, insomma, sapete, tutti ci avete seguito negli ultimi passaggi soprattutto, ma anche credo quelli precedenti, soprattutto i consiglieri che vengono da amministrazioni che sono in continuità o che sono in carica da qualche anno. Credo che quello che ci possiamo dire sia semplicemente di farci un augurio reciproco di buon lavoro. Sappiamo che davvero, insomma, stiamo affrontando un passaggio epocale non solo per l'Alto Ferrarese, ma credo per tutta la provincia di Ferrara e anche per la regione Emilia-Romagna. Credo che abbiamo una grande responsabilità, per cui insomma davvero buon lavoro a tutti con l'onestà, la dedizione, l'impegno e credo anche la passione di cui insomma abbiamo dimostrato di essere capaci nei nostri singoli comuni. Per cui facciamoci un applauso, insomma. Bene, quindi io seguirò le regole del mio consiglio, naturalmente se c'è qualcosa di strano, e c'è sicuramente perché quello che riguarda Mirabello ogni tanto è un po' strano, insomma fate domande e poi passerò la parola ovviamente al segretario dell'Unione che volevo presentarvi questa sera ufficialmente, insomma ci seguirà in tutti i lavori da qui in avanti, per cui io direi che è aperta questa seduta di consiglio e passo la parola al segretario. Sì. Noi lo facciamo dopo, quindi passo la parola, infatti, passo la parola al segretario per l'appello. Grazie. Allora, Piero Lodi, Alan Fabbri, Angela Poltronieri, Daniele Garuti, Fabrizio Toselli, Barbara Paron,
Marcella Cariani, Massimo Mattioli, Cosma Tassinari, Cinzia Carlotti, Lorenzo Magagna, Luigi Corvini, Cinzia Ferrarini, assente giustificata, Luca Pancaldi, Francesca Piacentini, Livio Poletti, Ilaria Faraoni, Alessandro Bini, Alessia Garani, Elettra Garuti, Ilaria Vergnani, Stefania Garossi, Andrea Giorgi, Antonio Rao. Grazie. Grazie a lei. Allora, sempre da regolamento, nominiamo gli scrutatori, che sono i signori Cariani, Rao e da Garossi. Avremo una votazione, questa sera forse una doppia votazione, per cui è necessario fare questa nomina. Per quanto riguarda la disciplina, qualcuno ci ha già posto qualche quesito, la disciplina per la documentazione relativa ai permessi di lavoro o altre documentazioni che fanno riferimento alle attività normali dei consiglieri nei singoli comuni, potete poi fare riferimento alla dottoressa, insomma, che vi intanto preparerà i documenti e vi darà tutte le informazioni necessarie. Quindi, punto numero uno. Del Consiglio, convalida dei consiglieri eletti dai comuni in seno al Consiglio dell'Unione dell'Alto Ferrarese. Quindi, come avevo ricordato all'inizio, il 14 maggio 2014 i sei comuni che facevano parte dell'associazione intercomunale hanno sottoscritto davanti al notaio il nuovo statuto dell'Unione e quindi si è costituita formalmente l'Unione dei Comuni dell'Alto Ferrarese e con delibere successive in ogni singolo consiglio comunale sono stati eletti con votazione, come sapete, segreta i consiglieri partecipanti al Consiglio dell'Unione. Di cui io vi do lettura. Allora, la deliberazione consigliare numero 56 del 26 giugno 2014 del Comune di Bondeno è esecutiva, con la quale sono stati eletti i sottoelencati consiglieri per il consiglio di questo ente e sono per la maggioranza il consigliere Luca Pancaldi e il consigliere Francesca Piacentini, per la minoranza il consigliere Livio Poletti e la consigliera Ilaria Faraoni. Con deliberazione consigliare numero 36 del 19 giugno 2014 del Comune di Cento, con la quale sono stati eletti i sottoelencati consiglieri per il consiglio di questo ente. Per la maggioranza il consigliere Marcella Cariani, il consigliere Massimo Mattioli, il consigliere Cosma Tassinari, il consigliere Cinzia Carlotti. Per la minoranza il consigliere Lorenzo Magagna, il consigliere Luigi Corvini e il consigliere Cinzia Ferrarini. Con delibera numero 38 del 9 settembre 2014 del Comune di Mirabello è stato eletto presso il Consiglio di questo ente per la minoranza il consigliere Alessandro Bini, ovviamente per la maggioranza il sindaco perché questa è la previsione da statuto. Con deliberazione consigliare numero 30 del 2 luglio del 2014 del Comune di Poggio Renatico sono stati eletti per la maggioranza il consigliere Alessia Garani e per la minoranza il consigliere Elettra Garuti. Con deliberazione numero 18 dell'11 luglio 2014 del Comune di Sant'Agostino sono stati eletti per la maggioranza il consigliere Ilaria Vergnani e per la minoranza il consigliere Stefania Garossi. E con delibera consigliare numero 21 del 30 giugno del 2014 del Comune di Vigrano Mainarda sono stati eletti per la maggioranza il consigliere Andrea Giorgi e per la minoranza il consigliere Antonio Rao. Quindi, con questa delibera noi dobbiamo approvare l'elenco dei consiglieri e convalidare la loro nomina. Li leggo tutti nella loro composizione. Bene, quindi prendiamo per letta, mi suggeriscono, per cui siamo chiamati a votare. Chi è d'accordo? Voto palese. Dobbiamo votare per renderla immediatamente eseguibile. Chi è d'accordo? Punto numero 2. Presa d'atto della costituzione dei gruppi consigliari e la designazione dei capigruppo. Quindi, come sapete,
Esatto, è stata richiesta sempre tramite, o comunque comunicata tramite la deliberazione che si desume dal regolamento del Consiglio Comunale, la possibilità il giorno precedente o in questa seduta, di comunicare i nomi dei capigruppo, ne diamo lettura. Allora, per il gruppo Centrosinistra Alto Ferrarese, capogruppo Marcella Cariani. Appartengono Massimo Mattioli, Cosma Tassinari, Cinzia Carlotti, Piero Lodi, Elettra Garutti, Andrea Giorgi, Barbara Paron, Angela Poltronieri, Livio Poletti e Ilaria Faraoni. È pervenuta, perché è prevista anche questo dal nostro regolamento, la possibilità di avere gruppi anche formati da un solo consigliere, la comunicazione del capogruppo per il valore e rispetto, esatto, con la composizione che prevede il consigliere Stefania Agarrossi. Ed è accettabile ovviamente per regolamento del comune di Mirabello. È stata data comunicazione, capogruppo, esatto, per il gruppo Centrodestra per l'Unione dei seguenti consiglieri: Corvini, Magagna, Verniani, Pancaldi, Fabbri, Rao, Bini, capogruppo e Toselli. Me l'ho dimenticato, scusa. Capogruppo Rao. Mettiamo in votazione. Sì, buonasera. Noi chiediamo la formazione del gruppo Civici per l'Unione, appartenenti Garani, Garutti, Ferrarini e Piacentini, capogruppo Piacentini. Sì. Ve lo scriviamo? Ok. Mettiamo in votazione, sempre per votazione palese, naturalmente. Votiamo questa delibera. Dobbiamo votare. Stiamo pensando. Sì, dovremmo votare. Scusate. Dobbiamo votare chi è favorevole. Dobbiamo rendere. È una presa d'atto. Bene. Terzo punto all'ordine del giorno, elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dell'Unione dell'Alto Ferrarese. Ovviamente si fa riferimento agli articoli dello Statuto, perché come vi ho anticipato, naturalmente nel Comune di Mirabello Presidente del Consiglio è il Sindaco, per le motivazioni che vi avevo indicato, quindi facciamo esplicitamente riferimento alle norme indicate nello Statuto dell'Unione, così come è stato approvato e votato. Fanno riferimento agli articoli 14, 15 e 16 dello Statuto. In particolare l'articolo 16 dello Statuto recita testualmente: nella prima adunanza il Consiglio dell'Unione elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, un presidente scelto mediante votazione segreta, limitata a una preferenza. Il Consiglio elegge contestualmente, con le stesse modalità di voto, un vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente del Consiglio. Quindi in questo momento noi dovremmo, insomma, predisporci per questa votazione. Certo. Prego, siete così disponibili. Quindi, prego. Sì, noi chiediamo e proponiamo la nomina a Presidente del Consiglio di Alessia Garani.
Bene, ci sono altre candidature? Prego. Grazie. Buonasera a tutti, colgo anche l'occasione, chiedo scusa però anche se ho già un po' di esperienza di consigliatura è sempre un'emozione e siamo un po' all'inizio un po' per tutti questa esperienza dell'Unione. Approfitto dell'occasione per ringraziare il gruppo consigliare e per ringraziare Andrea per aver accettato il ruolo di vice capogruppo. In merito alla nomina della proposta di presidenza, la maggioranza è disponibile, riconosce la figura come valida e disponibile per il ruolo di presidenza di questo consiglio. Per quanto riguarda invece la figura del vicepresidente, a parte la maggioranza, vorremmo proporre Ilaria Faraoni, auspicando che trovi analoga considerazione e approvazione da parte della controparte centrodestra civici. Grazie. Qualche altro intervento? Niente. Bene, quindi possiamo distribuire le schede per la votazione. No, è voto segreto. Facciamo due schede, voto limitato, quindi uno si vota per il primo, si vota per il presidente, la votiamo. Scusate, saranno due votazioni seguenti. Prima votiamo per il presidente del consiglio, poi si voterà per il vicepresidente. Dovrebbe aver preparato il contenitore. La garanzia che è proposta da Verani, quella che non si può consigliere. Allora. Esatto. Sì, adesso votiamo per il presidente e poi con una successiva votazione voteremo per il vicepresidente. Pregherei anche gli scrutatori di avvicinarsi una volta che è stata svolta l'operazione. No, aspetta, aspettiamo. Garani. Garani.
Rani. Garani. 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 Andiamo da lì. Bianca, Garani, 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 Garani. 22 è una bianca. Confermo. Bene. Allora, 22 voti, sì certo, bisogna tenerle con cura, 22 voti per Garani, una bianca e quindi possiamo proclamare Presidente del Consiglio Garani. Bene, procediamo alla nomina con le stesse modalità del Vicepresidente. Certo. Si chiama Ilario Parola. Richiamo gli scrutatori al tavolo. Faraoni.
faraoni e faraoni. Bene, 22, sì, grazie mille. 22 voti per faraoni e una scheda bianca, quindi proclamo vicepresidente il consigliere Faraoni. Sì, votiamo per dare immediata eseguibilità. Voto palese. Bene, adesso cedo molto molto volentieri questo posto, anche abbastanza impegnativo, al Presidente del Consiglio dell'Unione. Grazie. È acceso? È acceso? Volevo solamente ringraziare due parole, chiaramente sono felicissima, spero di dimostrarmi all'altezza di questo impegno e di questa responsabilità. Grazie a tutti. Allora riprendiamo, passiamo al numero 4. Comunicazione nomina Presidente dell'Unione da parte della Giunta. Direi che passo la parola al Presidente. Al segretario. Lo Statuto dell'Unione all'articolo 12 dispone che la Giunta, convocata e presieduta dal Presidente, è composta dai sindaci e dei comuni aderenti. L'articolo 11 dispone altresì che il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta tra i sindaci dei comuni associati e contestualmente anche eletto il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza e impedimento. L'articolo 3,6 dello Statuto e dispone che nella prima seduta venga data comunicazione dell'avvenuta nomina sia del Presidente dell'Unione che del Vicepresidente, nonché delle eventuali deleghe assegnate ai singoli assessori. Con delibera di Giunta numero 3 dell'11/6/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato eletto Presidente dell'Unione il Sindaco di Cento, il Dottor Piero Lodi, e il Sindaco di Vigarano Mainarda, la Dottoressa Barbara Paronne, come Vicepresidente. Di questa nomina si dà comunicazione. Allora, prego. Che non le hai di nostra. Questa è venuta bene. Può essere bene. Qualche intervento? Passiamo al punto numero 5, comunicazione, indirizzi generali di governo dell'Unione Alto Ferrarese. Sì, grazie a tutti. Intanto qualche nota generale che però sappiamo tutti perché abbiamo seguito tutti quanti il percorso che è ancora in cammino per la nascita di questa Unione, possiamo dire nata Unione, non neanche più neonata perché con oggi abbiamo la completezza degli organi. Una comunicazione di servizio, la Giunta dell'Unione ha deliberato di procedere a una rotazione annuale nella figura del Presidente e del Vicepresidente e ad oggi ha deciso di non assegnare deleghe specifiche ai componenti della Giunta. La Giunta, come sapete, è composta dai 6 sindaci, di cui uno con funzione di Presidente, dei 6 comuni che compongono l'Unione Alto Ferrarese. La scelta di non assegnare deleghe per materia ai sindaci credo sia una scelta ricca di evidente significato ed è un significato che ad oggi sta trovando conferma anche nei primi atti di questo neonato Consiglio, cioè quello di procedere il più possibile in maniera collegiale e unanime nelle scelte che stanno dando forma a quella scatola dentro la quale poi il più rapidamente possibile andremo a
portare servizi e dunque contenuti utili per i nostri cittadini e per noi stessi, che non dimentichiamolo, siamo anche tutti cittadini. Quindi la scelta di lavorare il più possibile collegialmente è proprio quella di mettere insieme le diverse sensibilità, non solo politiche ma anche territoriali, per riuscire a trovare il punto di sintesi più alto nella costruzione delle convenzioni sulle quali stiamo già operando. Qualche aggiornamento anche ai consiglieri dell'Unione sullo stato dei lavori, sarò abbastanza breve. Abbiamo insediato dei gruppi di lavoro a matrice tecnica, che coinvolgono i dirigenti e gli apicali dei diversi comuni, perché comincino a tracciare una serie di priorità e di indirizzi. Poi programmeremo alcuni incontri tra la giunta dell'Unione e i portavoce o la totalità dei gruppi di lavoro, a seconda di cosa risulterà di caso in caso più utile, al fine di poter prendere atto del confini dentro cui dovremo poi compiere alcuni atti politici. E abbiamo avvocato, come naturale, come giusto che sia, alla Giunta il diritto dovere di compiere gli atti di indirizzo che daranno poi la forma alle convenzioni vere e proprie. Contemporaneamente colgo l'occasione per comunicarvi che si è scelto di procedere con le convenzioni per le materie che la legge istitutiva delle unioni prevede vengano portate in unione per prima, ma si è deliberato di tenere il corpo unico di polizia municipale leggermente in seconda battuta rispetto alle altre convenzioni, proprio perché è quella convenzione che avrà maggiori delicatezze. Peraltro, non a caso, il gruppo di lavoro ci segnala proprio questa opportunità, che è stata accolta unanimemente dalla Giunta dell'Unione, perché per quanto attiene al corpo di Polizia Municipale, si tratta di fondere due corpi e la realtà del Comune di Vigherano, di mettere insieme specificità, contratti di lavoro differenti, turni di lavoro differenti, ma anche di allineare dotazioni e software non sempre completamente coincidenti, ma soprattutto è necessario dare il tempo ai diversi rappresentanti delle nostre polizie municipali per acquisire progressivamente competenze e conoscenza sui territori su cui non sono abituati ad operare, perché molto diverso è lavorare all'interno di un ufficio, molto diverso è operare sulla strada, dove la conoscenza del territorio, delle sue abitudini e anche di quelle norme non scritte che costituiscono il corpo delle nostre consuetudini fanno molto spesso la differenza. Siamo molto simili, non a caso stiamo diventando cosa sola, ma non siamo perfettamente identici, e questo credo sia anche un elemento che ciascuno di noi difende con orgoglio. Quindi stiamo andando avanti veloci e stiamo andando avanti con un clima che voglio rappresentare sia pubblicamente che a tutti voi consiglieri: c'è un clima di profonda collaborazione e di grande voglia di fare presto, ma soprattutto di fare bene, nella consapevolezza che stiamo facendo qualcosa che dovrà venire bene al primo tentativo, non si potrà procedere per successive modificazioni. È ovvio che nulla viene scritto nel marmo, ma cerchiamo di far nascere l'Unione direttamente nel modo migliore possibile. Per questo stiamo mettendo a frutto le diverse esperienze e le diverse sensibilità. Devo dire con soddisfazione che anche oggi ho visto una buona prova di spirito di coesione, no? Il presidente eletto con voto unanime, con una sola scheda bianca, e il vicepresidente con voto ugualmente unanime e una sola scheda bianca. A questo punto a tutti noi rimarrà il dubbio se ciascuno ha votato bianco nella propria elezione o c'è un simpaticone che ha votato bianco in entrambe. Sarei per la prima lettura. E quindi questo vuol dire che possiamo dire che siamo partiti col piede giusto e che questa è una assemblea dove in realtà, correggo in questo il capogruppo Cariani, che non ha una maggioranza e un'opposizione di formazione professionale, ma ha due banchi che sono contrapposti esclusivamente per esigenze logistiche, perché se li avessimo messi tutti in fila avremmo avuto bisogno di una stanza ancora più lunga. Lasciatemi dire che per il Comune di Cento è un onore il fatto che la prima seduta avvenga nella nostra sala consigliare. Per chi non è pratico delle nostre sale consigliari, dico che in realtà non sarebbe questa la nostra sala consigliare, e anche questo effetto un po' soffuso è dovuto al fatto che non è stata progettata per questo scopo. Abbiamo ancora da trovare un modo per aumentare l'illuminazione senza violentare l'armonia architettonica della sala. Però oggi questa è la sala del Consiglio Comunale di Cento, e quindi come sindaco di Cento per pochi istanti do a tutti voi il benvenuto, e mi fa piacere che tutto ciò sia avvenuto qui.
torno Presidente dell'Unione per ancora un minuto soltanto, perché il tema all'ordine del giorno sarebbe linee programmatiche di questa nostra Unione. È evidente che le linee programmatiche debbono per definizione scollinare il mandato di un singolo Presidente e quindi sono frutto di un lavoro interdisciplinare. Quello che credo rappresenti il primo perno delle nostre linee programmatiche è di vivere la Giunta dell'Unione come la Camera di compensazione, come il luogo di concertazione su tante materie, alcune delle quali anche non strettamente riconducibili a ciò che stiamo andando a gestire in via di convenzione da subito. Faccio un esempio per capirci. Recentemente abbiamo parlato di raccolta differenziata nell'ambito della Giunta dell'Unione, che è un tema, l'ecologia, l'ambiente e la gestione dei rifiuti, non strettamente materia di questa nostra Unione, ma in quel contesto abbiamo cominciato un percorso per arrivare all'omogeneizzazione dei modelli e al superamento di quelle diversità di approcci a un tema che spesso rischiano di non essere capite appieno dai nostri cittadini. Quindi l'Unione si dà come linea di indirizzo quella di essere un grande luogo, anche se gli spazi dove ci troviamo spesso sono piccoli, in cui si possa fare alta politica e in cui si cerchi di fare buona amministrazione, proprio mettendo gli uni a disposizione degli altri i propri modelli, le proprie idee, i propri elementi di eccellenza, per fare tesoro gli uni delle esperienze degli altri. Credo che questa sia la prima linea guida di questa nostra Unione. Non a caso un secondo atto è abbastanza forte, io credo, ed esula dalla nostra diretta decisione, perché ha visto una condivisione molto vasta in questa nostra provincia. Faccio riferimento all'elezione dell'ente provincia come ente di secondo livello. Capisco e so che in questa sala forse non tutti condividono l'operazione che ha portato alla cosiddetta lista dei sindaci, ma ciò che sta alla base di quella scelta è quella di andare al superamento delle identità territoriali e persino delle logiche di appartenenza politica e ideologica, mettendo al centro le istituzioni. E in quel contesto si è scelto di chiedere ai sindaci di prendere un impegno diretto e ai presidenti dell'Unione di prendere un impegno ancor più diretto, per cui tutti i presidenti delle unioni dell'Alto Ferrarese, della provincia di Ferrara, scusate, oramai io vedo solo questa, ma dovrò cominciare a togliermi anche questo campanile, a tutti i presidenti delle unioni della provincia di Ferrara siedono e siederanno, se qualcuno va a votare il 28, e colgo l'occasione per ricordarlo a tutti voi, il 29, scusate, siederanno all'interno del nuovo Consiglio Provinciale. Anche quello credo sia un segnale, perché come l'Unione è una Camera di compensazione delle diversità a livello di, in questo caso, nel nostro caso, di Alto Ferrarese, così il Consiglio Provinciale farà la stessa cosa su un orizzonte geografico e territoriale più vasto, ma sempre superando le logiche centrodestra, centrosinistra, guardando all'utilità diretta del cittadino che sostanzialmente chiede a noi maggiori o migliori servizi e costi più compatibili. In un momento in cui anche i comuni virtuosi come i nostri vengono stressati, e uso volutamente questa espressione, alla ricerca di una compressione delle spese che deve avvenire purtroppo spesso per tagli orizzontali o per tagli lineari, ecco che noi dobbiamo dire da un lato con orgoglio che da noi il grasso l'abbiamo già tagliato da un pezzo e stiamo già da qualche anno limando gli ossi, ma senza per questo scendere a sconti sulla qualità dei servizi che in questa nostra provincia e in questa nostra parte di territorio restano comunque degni della regione in cui tutti noi viviamo, che come sappiamo è ai vertici del nostro paese assieme ad altre per qualità e quantità dei servizi. Quindi credo che l'Unione possa rappresentare, e questa sarà la nostra sfida, un ulteriore banco per apportare ancora quelle economie di scala che nell'orizzonte più limitato naturalmente dei nostri singoli comuni non potevamo operare da soli. Lo faremo tutti assieme, siamo tutti convinti che l'Unione saprà vincere questa sfida di non far capire al cittadino che è cambiato qualcosa, e questo vuol dire che avremo mantenuto il medesimo livello qualitativo del servizio e lo stesso livello di capillarità del servizio stesso, quindi non saranno i cittadini a muoversi, ma cercheremo di far girare meglio le carte noi al nostro interno per fare economie di scala e riuscire a ridurre ancora un pochino i costi, il che si ridurrà in un futuro, diciamo di medio termine, anche in una tendenziale riduzione delle imposte locali. Quindi io credo che la sfida sia ampia, abbiamo materia per entusiasmarci parecchio,
E la mia unica fortuna è in questo anno di presidenza, poi rimarrà la mia fortuna nell'altra parte del mandato che mi manca, è nel sapere che la squadra è agguerrita, determinata e non fa questioni di bandiera, ma fa questioni di sostanza. E quindi quando ci misuriamo sui fatti, ecco che la tessera che abbiamo in tasca, o che facciamo finta di non avere in tasca, o che non abbiamo davvero in tasca, non conta, è quello che conta. Non, ho fatto così ma non dicevo te, ho solo la mano sinistra automatica, ma perché in genere lì c'ho, no, scherzo, non mi far dire cose che non voglio dire, però c'è un bel clima, quindi quello che voglio dire è che quando lavoriamo sui fatti, i fatti non hanno colore, l'unica cosa che conta è che i numeri tornino e i cittadini abbiano un buon livello di soddisfazione. Quindi lasciatemi dire che è con un orgoglio ancora maggiore che per un po' almeno vestirò i panni di Presidente dell'Unione, mettendo a disposizione di questa neonata istituzione tutto l'impegno e quel po' di capacità che la natura mi ha concesso. Grazie. Sospendiamo un attimo per le foto richieste. Dai che deve andare via, dai. E quindi? Sì, ti devi alzare. Mettiamo quindi in votazione il punto numero 5. Sì, numero 5. Mettiamo quindi in votazione il punto numero 5 per alzata di mano. Chi è favorevole? Votato all'unanimità. Proseguiamo con il punto numero 6. Indirizzi per la nomina, designazione e revoca di rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni. E passo la parola a segretario. Allora, un altro adempimento necessario come primi adempimenti, essendo l'Unione ente locale, nelle prime sedute è necessario andare a individuare gli indirizzi generali per la nomina, la designazione e la revoca, dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni.
I criteri proposti sono per la nomina e la designazione essere nominati per essere nominati o designati i rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni. Gli interessati dovranno possedere i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità richiesti per l'elezione alla carica di consigliere, possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private o presso enti pubblici, non essere in rapporto di parentela o di coniugio e affinità fino al terzo grado con il presidente. Per le nomine e le designazioni deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi. Qualora le nomine di riferimento lo prevedono, dovrà essere rappresentato anche il gruppo di minoranza. Per quanto riguarda la revoca, nella revoca dell'incarico incorreranno i singoli rappresentanti nominati o designati che senza giustificato motivo non prenderanno parte a 3 sedute consecutive dell'organo di cui sono componenti, quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla carica di consigliere. E prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere sempre contestate le inadempienze o le situazioni che determinano, assegnando congruo termine per le eventuali giustificazioni. I provvedimenti di revoca dovranno essere adeguatamente motivati. L'assunzione di tutti i provvedimenti, sia di nomine, di designazione che di revoca, dovranno essere preceduti dalla consultazione dei capigruppo consiliari. I provvedimenti di nomina, designazione e di revoca dovranno essere comunicati al Consiglio in occasione della prima seduta successiva. Quindi sono gli elementi, gli indirizzi generali proposti per la nomina presso gli enti e istituzioni. C'è un intervento, anzi due? Prego, prego. Sì, grazie, buonasera Presidente. Volevo chiedere se esiste un elenco di questi enti, di queste aziende, giusto per avere visione, insomma, di prendere visione, se esiste. Ad oggi ancora no, è chiaro che praticamente quando si renderà necessario iniziare a fare le nomine presso enti da parte dell'Unione, se si dovesse rendere necessario, è chiaro che un adempimento preliminare è richiesto dalla norma. Oggi noi siamo ancora nella fase embrionale di costituzione, quindi al momento non ci dovrebbero essere, però è un adempimento previsto dalla 267 nelle prime sedute. Prego. Grazie Presidente. Io invece sempre su questo volevo però capire se mai ci saranno queste persone da nominare in questi enti, vengono presi da quelle nomine che facevano i comuni singolarmente o un qualcosa ex novo che si viene a creare? Perché prima i comuni avevano delle nomine un po' in giro, adesso quindi se viene nominata dall'Unione è perché non sono più i comuni oppure qualcos'altro? Passo la parola Presidente. Grazie. Sì, in realtà, come diceva il segretario prima, non sappiamo, è una previsione normativa quella di individuare come ci dovremmo muovere, cioè sulla base di quali principi ci dovremmo muovere, qualora si rappresentasse questa esigenza. Ad oggi noi sappiamo che ciascuno dei comuni che costituiscono l'Unione proceda ad alcune nomine, sia perché queste avvengono in enti di cui i comuni stessi hanno partecipazioni, sia perché statuti di enti privati prevedono che siano gli enti locali a nominare alcuni rappresentanti degli organi o di vigilanza o di indirizzo o di amministrazione. Qualora in futuro, posto che anche il nostro territorio dovrà prendere atto che è nato questo soggetto intermedio sovraordinato per alcuni ambiti agli enti locali di appartenenza di ciascuno di noi, e quindi qualora il nostro territorio cominci a prevedere in alcuni statuti questo, oppure qualora nell'ambito dell'azione di materie sottoposte a convenzione si crei l'esigenza di procedere a nomine, ecco che ci dovremo informare a questi principi. Faccio un esempio che però chiarisco essere assolutamente di fantascienza, solo per capirci, anche per usare un ulteriore omaggio al Comune di Vigarano, che in fatto di fantascienza sta dando lezioni al mondo con il suo onorevole concittadino. Proviate a immaginare che l'area dei servizi alla persona finirà presto in convenzione e dunque in gestione sovracomunale. Immaginiamo di dotarci di un'azienda speciale per i servizi alla persona. Immaginiamo che le nomine all'interno di quell'organismo, se questo organismo fosse di derivazione diretta dell'Unione e non più di derivazione dei singoli comuni, avverranno in questo consesso secondo i principi di cui ci siamo dotati. Questo non è passato per l'anticamera di cervello di nessuno di noi, quindi non è un'ipotesi concreta, ma serviva solo a titolo di esempio per dire che se decideremo qui di creare una scatola e in quella scatola
qui dovremo andare a nominare persone che la gestiscano, ecco che quelli sono i principi sulla base dei quali andremo a individuare queste persone. Spero di essere stato chiaro. Altri interventi? Mettiamo in votazione quindi il punto numero 6. Alzata di mano, chi è favorevole? Votato all'unanimità. Punto numero 7, presa d'atto dell'atto costitutivo e statuto Unione Alto Ferrarese. Passo la parola al segretario. Grazie. Allora, sempre adempimento preliminare, sempre richiesto dallo statuto, prendiamo atto che i consigli comunali dei 6 comuni facente parte dell'Unione hanno approvato l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione. La norma prevede che in prima l'articolo 32 della 267 dispone che in fase di prima istituzione lo statuto dell'Unione è approvato dai consigli partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione. Con questa presa d'atto l'Unione, il Consiglio, prende atto e recepisce l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione. Grazie. Interventi? Si vota anche questo. Sì. Mettiamo a votazione presa d'atto, punto numero 7, chi è favorevole al... Votato all'unanimità. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Votato all'unanimità. Passiamo al punto 8, approvazione stemma dell'Unione Alto Ferrarese. Passiamo la parola al segretario. Relaziono io, giusto per portare la voce della Giunta in questa occasione, perché lo stemma lì è uscito, per la verità, come tutte le belle cose, in pochi istanti, quindi è stato un parto di alcuni millesimi di secondo, però la logica che abbiamo seguito è quella di richiamare lo stemma dell'associazione per due motivi. Il primo, perché già da anni figurava ad esempio sugli automezzi della Protezione Civile Alto Ferrarese, così come in alcune iniziative targate appunto associazione intercomunale, quindi era in qualche misura già parzialmente almeno noto ai nostri cittadini, ma anche perché abbiamo voluto raccogliere l'eredità dell'esperienza dell'associazione, perché è un'eredità di cui siamo tutti comunque fieri e orgogliosi, perché l'associazione ha fatto bene ciò che era chiamata a fare e la cosa che ha fatto meglio è quella di aver portato alla genesi dell'Unione, perché l'associazione fin da subito è stato chiaro nelle intenzioni dei costituenti di allora un passaggio intermedio verso l'atto che abbiamo formalizzato qualche mese fa e che oggi prende piena vita. Abbiamo dunque scelto di mantenere il tratto grafico che richiama la A nei colori, diciamo, della natura e dell'ambiente, come esortazione a tutti noi per tenere l'ambiente e la natura al primo posto nelle nostre azioni di governo. Abbiamo banalmente sostituito associazione con unione, abbiamo fatto la scelta di modificare il colore della scritta per rendere il logo allo stesso tempo figlio del precedente ma diverso, in modo che il cittadino notasse anche visivamente che c'era un elemento di novità e si soffermasse sulla parola unione che ha sostituito associazione. Quindi è un passaggio, diciamo, in questo caso nella continuità, che però segna un elemento di novità, e tutto ciò è rappresentato dal logo nel suo complesso. Grazie. Passiamo alla votazione, alzando la mano, chi è favorevole? Votato all'unanimità. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità, alzando la mano, chi è favorevole? Votato all'unanimità. Punto numero 5, punto numero 9, non so. Piano d'azione per l'energia sostenibile. Patto dei sindaci, identificazione del Comune di Sant'Agostino per l'assegnazione del ruolo di coordinatore per le procedure per il PAES. Passo la parola all'architetto del Comune di Sant'Agostino, Pirazzi Barbara. Prego. Infatti c'è stato un cambiamento. Quindi lo presento io. Ah, va bene. Ah, uguale. Non sono abituata però.
Allora, niente, tutti i comuni all'epoca dell'associazione Alto Ferrarese hanno aderito al patto dei sindaci. Non si sente? Ah, ok. Hanno aderito al patto dei sindaci. Il patto dei sindaci aveva una scadenza che era a giugno di quest'anno. È stata fatta una richiesta di proroga tramite il coordinatore provinciale, che era appunto la provincia di Ferrara, e poi è successo che... non sono abituata a parlare di fronte a tanta gente. E, niente, è stata anche firmata una convenzione con la regione. Questa convenzione anche lei aveva una scadenza sempre a giugno di quest'anno, è stata chiesta anche lì la proroga. Allora Bruxelles con il PAES ci ha dato la proroga di 18 mesi e contestualmente il Presidente dell'Unione ha chiesto la proroga anche per la convenzione con la regione. Allora il Comune di Sant'Agostino era capofila dell'associazione, di conseguenza ha seguito tutte le pratiche, tutte le procedure amministrative. Siamo arrivati ad individuare l'ATI, aggiudicataria per la redazione del PAES. È successo che non siamo riusciti a fare il contratto perché è subentrata l'Unione. Quindi Sant'Agostino non è più capofila e in questo momento non c'è nessuno in grado di firmare questo contratto e di conseguenza non si può andare avanti con le procedure. Cosa succede? Occorre individuare un coordinatore che in questo caso proponiamo Sant'Agostino, perché ha seguito tutta la pratica, tutte le procedure per concludere questa parte, fino al 1/1/2015, perché sarà la data in cui si dovrebbe o si deve insediare l'ufficio con la pianificazione urbanistica. Quindi questa è la proposta. Per concludere questa parte e consentire a chi sta già lavorando, perché stanno già lavorando, perché sono già state fatte due riunioni, e concludere, insomma, e portare in adempimento tutte le cose e rispettare le scadenze. Basta, tutto qua. Integro solo un secondo per non farlo sembrare un mero adempimento un pochino triste, perché la modestia del tecnico ha dato un po' la sensazione che fosse questo. Non è che lo facciamo fare a quei di Sant'Agostino perché non lo vuole fare nessuno e altrimenti si blocca tutto, lo facciamo fare a loro perché fino adesso hanno gestito bene il passaggio e ci hanno portato fino a pochi metri dalla destinazione, quindi è naturale che compiano loro anche i pochi metri che mancano. Lasciatemi dire che è vero che siamo arrivati lunghi rispetto alla scadenza originaria dell'obiettivo del patto dei sindaci. Noi abbiamo una scusa molto valida come territorio, non credo che non ce la dobbiamo nemmeno richiamare alla memoria, perché nessuno di noi l'ha mai accantonata per un istante, nel senso che il patto dei sindaci l'abbiamo sottoscritto in un'epoca in cui sembrava che potessimo dedicare il 100% delle nostre attenzioni e delle nostre energie a questo importante obiettivo, no? di ridurre l'inquinamento e creare le condizioni per una nuova cultura della gestione delle risorse. Poi abbiamo dovuto rimboccarci per un po' di tempo e ancora lo stiamo facendo le maniche per rimuovere un po' di macerie e uscire dal dramma terremoto. Nonostante questo, e credo che questo debba essere un elemento di orgoglio, siamo andati avanti e siamo arrivati a pochi metri dalla aggiudicazione. Questo è un solo atto formale, dopodiché si entrerà in una nuova fase di questa pianificazione che raccoglie è una sfida che mi sento di dire è persino più importante di quella della neonata Unione, perché lì stiamo mettendo le basi per un nuovo modo di vivere la gestione dei beni consumabili, per approcciare al tema del rispetto dell'ambiente e quant'altro. Quindi lo dico solo perché in questo caso voglio dare pubblicamente merito al Comune di Sant'Agostino di aver gestito questa fase come ruolo capofila istituzionale e di aver generosamente dato disponibilità per completare il percorso mettendo a disposizione la propria struttura tecnica, che ha già acquisito le competenze necessarie e che ha dato prova di ben governare questo passaggio, questo percorso. Grazie. Qualcun altro ha interventi? Passiamo alla votazione del punto numero 9. Chi è favorevole alzando la mano? Votato all'unanimità. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Favorevole alzando la mano? All'unanimità.
Abbiamo concluso. Come? Grazie, abbiamo concluso la seduta. Buona serata a tutti, grazie della presenza. La prossima volta sì, perché mi faccio la sarcastica, se no la sarcastica.